Sì, io di tradizione di famiglia sono da secoli produttore di vino e da piccolo la passione per la viticoltura mi è cresciuta con le vendemmie. La prima vendemmia l'ho fatta a 3 anni. Abbiamo sviluppato un progetto di sostenibilità ambientale in collaborazione con l'Università della Tuscia e per rendere la nostra azienda, che si trova, la Trebotti si trova a Castiglione in Teverina, per rendere la nostra azienda a impatto zero entro 24 mesi. E dovrebbe essere la seconda azienda agricola in Italia a ottenere una certificazione di questo tipo a livello mondiale. Sulla nostra azienda di famiglia sono state fatte già 7 tesi e 5 tirocini e molti di questi studenti adesso collaborano con me proprio nella gestione, nella progettazione e in molti altri lavori anche di libera professione, perché sono agronomo iscritto all'ordine. Sicuramente la facoltà d'agraria è una facoltà ottima per avere un contatto con la realtà. A differenza di altre professioni, ad agraria, se uno vuole, può avere un contatto diretto con il mondo del lavoro anche durante gli studi. Infatti io ho iniziato a prendere contatto con il mondo del lavoro molto prima di laurearmi e poi ho completato la laurea mentre già lavoravo da anni. L'azienda agricola Trebotti, si chiama Trebotti perché facciamo Botti di cognome, quindi tre fratelli Trebotti, vende principalmente nel Lazio, il mercato principale è il Lazio, ma stiamo sviluppando anche dei mercati all'estero, come il primo mercato estero è il Libano, ma anche gli Stati Uniti, la Francia, la Germania. Stiamo sviluppando anche la zona della Lombardia, l'Emilia-Romagna ed altre regioni italiane. Noi leghiamo tutta la nostra produzione delle attività che facciamo presso l'azienda, come attività culturali con spettacoli teatro, concerti, mostre d'arte, fotografia e altro, che annualmente riproponiamo così in modo tale da portare il cliente direttamente in azienda e fidelizzarlo.